Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui con mio padre, il dottor Giuseppe Cocca, e parleremo di grasso. Ovvero, è vero che il grasso fa ingrassare? E se sì, quanto fa ingrassare, visto che nelle diete spesso è la prima cosa che viene tagliata? Quando uno vuole fare una dieta dimagrante, la prima cosa è iniziare a consumare cibi che abbiano pochi grassi, light e questa tipologia di cibi qua. Ma prima, se siete nuovi, benvenuti e se ancora non l'avete fatto, fate clic sul pulsante qua sotto con scritto iscriviti per restare connessi con me e col mio mondo. E se fate clic anche sulla campanellina, vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Quindi, è vero che il grasso fa ingrassare? Secondo te è vero che le proteine fanno i muscoli? Più Fanno ora, non so che. si mangiano proteine e più si crea una muscolatura potente. Questo è quello che gira come Sicuro? voce. Sì. Vabbè, No. è quello che. Si è associato all'attività fisica. Perfetto. Ah, certo. Cioè, cosa vuol dire? Le proteine possono essere utilizzate dall'organismo per mettere su una massa muscolare nel momento in cui uno fa una certa procedura, ok? Cioè fa sport. Il grasso fa ingrassare. Secondo te perché si dice che il grasso faccia ingrassare? Te lo dico io. Perché contiene più o meno il doppio delle calorie rispetto a zuccheri e rispetto alle Quindi è una proteine, agli questione di aminoacidi. calorie. È un fatto di calorie. Il grasso Abbiamo contiene. fatto un video. Ah, abbiamo fatto Quello un video. sulle calorie, sì. Ah, sì, Ok. ok. Il punto è, il grasso fa ingrassare, penso che sia una delle più grandi bufale del secolo. Perché? Qua bisogna entrare in dei Cosa meccanismi che. significa grasso e cosa significa ingrassare? E allora, quando si parla di grasso, si parla di lipidi, cioè quelle grassi che possono essere sia di origine animale che sia di origine vegetale. Per esempio, origine animale possa essere il burro, che è un derivato del Ad latte. esempio, nelle diete una delle prime cose è togliere l'olio oppure iniziare a O se no contare. l'olio, poi il grasso lo possiamo trovare nelle olive, possiamo trovarlo nei semi oleosi, noci, L'avocado. mandorle, pistacchi, avocado, eccetera. Cioè abbiamo grassi sia di origine animale sia di origine vegetale. Ce ne sono veramente tantissimi. Poi abbiamo il grasso anche in cibi artificiali tipo le margarine, vari tipi di olio di semi, eccetera. Ma non voglio entrare in questo meccanismo, se no ci perdiamo. Cosa si è scoperto nella maggior parte dei casi? Che la maggior parte delle persone sovrappeso mangia una bella quantità di grassi. Allora, visto che le persone sovrappeso mangiano abbastanza grassi e mangiano molto, vuol dire che se una persona mangia molto e mangia molti grassi, ingrassa. Ma vi sono anche delle persone, per esempio, che mangiano abbastanza e non ingrassano. Tipo gli eschimesi che mangiano solo grasso di balena. Ecco, quello è un altro Poi discorso. non. Quello che dobbiamo tenere presente quando si parla di cibo, che noi poniamo tantissima attenzione al cosa si mangia, cioè cosa si mangia vuol dire contenuto in carboidrati, zuccheri, aminoacidi, proteine, grassi, lipidi. Questo è il cosa si mangia. Chiaramente bisognerebbe parlare anche di qualità. E non solo la qualità, ad esempio, quando si parla di carboidrati e di zuccheri, cioè, dal mio punto di vista vi è una grossa differenza tra i farinacei che contengono amidi e zuccheri e la frutta che possiamo, cioè no, e gli zuccheri che possiamo ricavare dalla frutta. Proteine, le proteine le ricaviamo sia dal mondo vegetale che dal mondo animale. E qua dobbiamo tenere presente che il nostro corpo riesce a gestire abbastanza bene le proteine fino a una certa quantità. E poi abbiamo i grassi. Dobbiamo comprendere una cosa: i grassi, fino agli anni 50, era la componente più preziosa del modello alimentare delle persone. Cioè, quando si uccideva il maiale, ad esempio, i contadini non dicevano mai guarda quanto muscolo, quanto prosciutto, loro vantavano lo spessore della cotenna, Che è la lardo, l'ardo. mettiamo il lardo, la pancetta o qualcosa del genere, lo strutto. Allora io mi sono sempre domandato, ma perché prima degli anni 60 il grasso era valutato in un certo modo e adesso è stato valutato in un altro? E qua un video a parte. Un modo che parliamo, No, li parliamo di lasci un'altra così, cosa, no, un video a parte perché serve perché a un certo momento
vi è stata la distruzione, cioè la distruzione del consumo di grassi sani ed è stato incentivato il consumo invece di grassi, tra virgolette, industriali. Mm. Adesso ritorniamo il grasso ingrassa. Lo dobbiamo tenere, dal mio punto di vista, non è il cibo che ingrassa, sono le persone che utilizzano il cibo per ingrassare. Controlla la differenza. Io ingrasso perché mangio molto. Io mangio molto per ingrassare. Ok. Chiaramente nessuno dirà io mangio molto per ingrassare. Questo si avvicina molto al video che abbiamo fatto, motivi psicologici per cui non riesce a dimagrire. Ah, perfetto. Non me lo ricordavo. Sì, l'abbiamo fatto. Allora, quando si parla che il grasso ingrassa non ha senso, anzi, in ottimi modelli alimentari, specialmente nella dieta chetogenica, si ha una buona quota di grassi. Il punto centrale per le persone che mettono su... ritorno un attimo indietro. Questo penso che ci sia anche nell'altro video, ma lo ripeto perché è fondamentale. Noi pensiamo, o la maggior parte di noi pensa, che si ingrassa perché si assumono troppe energie dall'esterno, cioè troppe calorie. Siccome il grasso contiene tante calorie, ci aiuta a ingrassare di più. Il punto è un po' più complesso. Le persone ingrassano perché questa è una strategia inconscia per ottenere risultati. Se una persona mangiasse quasi esclusivamente grasso e verdure e frutta, difficilmente potrebbe ingrassare. Per poter ingrassare, la maggior parte delle persone deve introdurre nella sua dieta o i farinacei, tanti, insieme ai grassi. Sulle proteine ci sarebbe da discutere, perché anche troppe proteine possono far male alla salute. Ingrassare attiva la neoglucogenesi, però su questo metto dei punti interrogativi. Ora c'è una domanda. Gli animali che vanno in letargo e mangiano grasso sano, diciamo, come fanno a ingrassare se mangiano grasso sano? Allora, gli animali che vanno in letargo in genere mangiano principalmente zuccheri. In che senso? Cioè, quando possono, se no mangiano grasso, mangiano dipende dal tipo di animale. Adesso parliamo degli orsi. Okay. Gli orsi che vanno in letargo, specialmente quelli che conosciamo noi delle nostre parti, in genere passano l'estate a mangiare frutta, ortaggi, radici e animali, ma mangiano tantissimo, ma il loro grasso è fisiologico. Allora dobbiamo tenere presente, un animale che va in letargo non è un animale grasso, ma è un animale grosso. E adesso ritorniamo, ma avevamo parlato nel video, non penso. Non so se nei video abbiamo detto questa cosa. Adesso forse la possiamo ripetere. In natura non esistono animali grassi. È impossibile essere grassi mangiando cibi naturali. Cioè, così come li offre la natura. Poi in natura vi è un altro impedimento all'essere grassi. Un animale grasso in natura o non riesce a procurarsi il cibo se è un predatore, o non riesce a sfuggire al predatore se è una preda. Quindi è morto. L'animale è grasso e già è morto. E quindi la foca, tipo il leone marino... Ecco, sono animali grossi in cui il grasso è funzionale come difesa per mantenere la temperatura corporea e non soltanto, ma io non vorrei mai incontrare un leone marino, specialmente nell'acqua, nel loro ambiente naturale. Grosso, cioè, ma io potrei parlare anche dei rinoceronti, potrei parlare degli elefanti. Non sono animali grassi, ma sono animali grossi. La differenza è sostanziale. Gli animali grassi sono quelli domestici, se vogliamo. Gli animali grassi sono gli animali che non riescono a gestire, non potrebbero vivere la loro vita in un ambiente naturale. Un ambiente naturale sarebbero altamente penalizzati. Un animale grosso non è penalizzato se vive nell'ambiente naturale o vive tra virgolette in natura. Secondo me questa parentesi ci vuole. Ok, allora quando ne parliamo, i grassi fanno ingrassare? No. Allora, quello che dobbiamo tenere presente, se abbiamo voglia di grasso, desiderio di grasso, vuol dire che abbiamo anche delle carenze molto probabilmente. Però anche questo può non essere vero, dipende dal tipo di alimentazione che fa la persona. Dobbiamo tenere presente che il grasso è abbastanza saziante per noi e noi abbiamo incominciato a utilizzarlo principalmente quando, dal mio punto di vista, abbiamo abbandonato la foresta da cui noi originiamo, in cui eravamo
principalmente vegetariani, quando siamo andati nella savana e siamo diventati prima raccoglitori, poi cacciatori, il grasso è diventato abbastanza importante per la vita dell'umanità. Quando parliamo di grasso, per la medicina convenzionale, ma anche per la maggior parte delle persone, quando si parla di grasso si parla dei lipidi. Quello che è il grasso, che può essere l'olio, può essere il lardo, può essere la pancetta, può essere il burro, qualcosa del genere. Dobbiamo tenere presente che gli animali in natura, principalmente i predatori, quelli che non mangiano frutta e verdura, ricavano dal grasso tutti i micronutrienti che gli servono. Che cosa vuol dire? Tutti gli animali in natura che mettono su grasso, parliamo anche degli orsi, non mettono soltanto grasso. Insieme al grasso vi sono micronutrienti, cioè in igiene naturale si chiama la riserva alcalina. Micronutrienti vuol dire come se fosse un deposito di vitamine e di sali minerali. Nel momento che si utilizza il grasso, si utilizzano anche vitamine e sali minerali per poter utilizzare al massimo questo grasso. Il grasso attuale è carente di micronutrienti, perché la qualità del grasso dipende dalla qualità del modello alimentare, quando parliamo di grasso animale, dell'animale. Da come ha vissuto l'animale, come l'animale si è nutrito, abbiamo la qualità del grasso. E qui c'è il problema. Il fatto che tutte le, non voglio chiamarle schifezze, però le schifezze con cui vengono nutriti gli animali d'allevamento, ecco, vengono accumulate. Perfetto, nella parte questo, grasso, cioè, dovete tenere bene. Il grasso negli animali in natura è la riserva della, è la riserva alcalina, così, cioè, il grasso si fa il pieno di vitamine e sali minerali. Negli animali che vivono in allevamenti intensivi principalmente, il grasso è il deposito di tutte le sostanze, tra l'altro, tossiche che questi animali consumano, che possono essere dei vari tipi di farmaci o additivi alimentari. Allora è un grasso che noi potremmo dire quasi patologico, tra virgolette. Allora abbiamo una differenza enorme qualitativa tra il grasso di animali che vivono in natura o animali, diciamo, di allevamento intensivo. Il dottor Price, ad esempio, quando parlava del burro, che può sembrare, il dottor Price sta parlando di un dentista degli anni 30, dice che nelle sostanze, che noi per poter vivere abbiamo bisogno di un qualcosa che lui chiamava il fattore X, penso. Il fattore X è quello che dicevo prima, era la riserva alcalina che si trova specialmente nel grasso degli animali, perché lui consigliava principalmente il burro. Però deve essere burro di animali che vivevano allo stato semiselvatico, vivevano, diciamo, allo stato brado, e lui per esempio fa un esempio di uno dei burri migliori che erano in commercio, cerco di andare a ricordo preso da un suo libro, era quello ricavato da mucche che mangiavano l'erba che cresceva dopo che i ghiacciai si ritiravano in primavera. In cui vi era il massimo della riserva alcalina all'interno di questo burro. Questo per dire che quando noi mangiamo, qualsiasi cosa mangiamo, nel momento in cui non è stata coltivata in un certo modo o cresciuta in un certo modo, se parliamo di animali, parliamo di cibi altamente poveri. Adesso ritorniamo al discorso del grasso. Quando si parla di grasso io sono completamente contrario, a prescindere da, adesso non sto facendo un discorso di tipo etico che potremmo discutere in un altro modo, sto parlando di un discorso di tipo più che altro medico, di non consumare assolutamente grasso di animali da allevamento intensivo. Okay? Mentre il grasso di animali che vivono allo stato brado, vivono in un certo modo, che viene da prodotti biologici, in un certo tipo di qualità. Allora, rispetto al grasso di cui parlavo prima, il grasso non fa ingrassare. Quando noi parliamo, non esiste niente dal mio punto di vista che fa ingrassare, sono le persone che utilizzano il cibo per mettere su peso. O anche per andare sotto peso. O anche per andare sotto peso. Il mangiare è soltanto uno strumento che noi utilizziamo per ottenere determinati tipi di risultati. Ti faccio un esempio, tu hai letto Alice in Paese delle Meraviglie, sì, ok? Te lo ricordi? Letto, no. Allora dovresti anche leggere. C'è il cartone. Ah, il cartone. E vi è una frase molto bella, a un certo punto vedo andare a memoria. Ecco, Alice domanda
alla regina: «Ma come è iniziato tutto questo?» E la regina risponde: «Se tu vuoi sapere come è iniziato, vai avanti sino alla fine e l'affermati». Cioè, che cosa vuol dire? Nella fine, nel risultato che otteniamo, vi è il prodotto di un inizio che vi è stato precedentemente. Cioè, quello che siamo in questo momento è un progetto del passato. Il punto è come cambiare il progetto del passato per non essere in questo momento il frutto del progetto del passato. Allora non basta soltanto cambiare il modello alimentare, che è anche utile, è come se dovessimo cambiare, molte volte una persona ce la può fare anche cambiando soltanto il modello alimentare, ma sapere che non è soltanto il modello alimentare su cui dobbiamo lavorare. E sapere anche che ci sono modelli alimentari che sono più semplici o più utili di altri per ottenere un certo tipo di risultato. Mi ricordavo che c'è l'esempio di uno che dici tu dell'ardo di colonnata, era relativo al digiuno, che fa interrompere il digiuno con l'ardo di colonnata. No, questo qui è nelle scuole tedesche di digiuno, e molte volte si interrompeva il digiuno o subito dopo il digiuno con l'ardo. Con l'ardo vuol dire con un grasso, però che deve essere di altissima qualità, perché secondo la scuola tedesca, nel momento in cui si mangia un grasso, noi potremmo usare anche l'avocado ad esempio, di qualità maggiore del grasso del nostro corpo, è come se il corpo lo sostituisse. Come se, non so quanto è vero, però questo potrebbe essere il succo della... E quindi ad esempio l'olio non fa ingrassare? Assolutamente, l'olio deve essere, allora quando noi parliamo, e qua ritorniamo sempre, l'olio deve essere di altissima qualità. Se usiamo un certo tipo di olio di altissima qualità, dovremmo fare un qualcosa rispetto ai farinaci, cioè perché il nostro organismo ha difficoltà a gestire i farinaci. E che c'entriamo con l'olio? C'entra molto. Perché l'olio insieme ai farinaci crea un mix che può essere devastante. Ok. Mentre l'olio con un minimo di farinaci è molto meglio gestito dal nostro organismo. Chiaramente questo che ti dico non è legato a cose che ho trovato scritto, studi, questo è legato all'esperienza che ho avuto in diversi anni di lavoro. Ok, va bene, sì, un po' abbiamo parlato dei farinaci nel video, è vero che la carne è peggio dei cereali. Ah, ok. Da qualche parte. Il problema non è il grasso in quanto grasso. Allora, una persona, ecco, se vuole gestire meglio i grassi, io da oggi sarebbe meglio incominciare a dire: se mangio del grasso deve essere di altissima qualità, a prescindere se sia di origine animale o vegetale. Però prima pretendere grassi di altissima qualità. Una volta che abbiamo preteso grassi di altissima qualità, a vedere quale può essere il passo successivo. E lasciar perdere i prodotti light e tutte queste cose. Assolutamente. Qua, sui quali abbiamo fatto un video a parte. In questo non me lo ricordavo. Io sì, me lo ricordavo. Ma anche perché sapere, ogni volta che noi mangiamo un cibo light, il corpo rimane affamato. Eh sì, infatti proprio questo diciamo in quel video, quindi questo era un mini spoiler, ma andatelo a vedere perché è molto molto interessante. Quindi abbiamo parlato di grasso, se fa ingrassare. Io vi saluto, ringrazio il mio caro padre per essere stato qui con noi. Vi lascio qua il sito, qua, perché viene storto? Qua, il sito per poter vedere le prossime date dei gruppi igienisti. Poi vi ricordo che trovate papà anche su Facebook, a me su una serie di altri social che vi metto qua da qualche parte. E poi vi ricordo, se volete contribuire alla crescita di questo canale YouTube, potete fare delle donazioni, c'ho un account PayPal. Per ora ringrazio Tiziana che ha fatto la prima donazione chiedendomi se poteva acquistare un mio video, ma tutti i miei video sono gratuiti e ognuno li può guardare, sono tutti su YouTube, quindi se qualcuno vuole fare una donazione è una cosa in più. E quindi vi ricordo di mettere un bel mi piace, di commentare se avete delle domande e di condividere questo video se pensate che possa interessare a qualcuno, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Un saluto a tutti. Bene.